Un giorno ci chiederanno cosa sia successo, un giorno ci chiederanno cosa abbiamo fatto. Un giorno ci chiederanno se mai avremmo potuto fare di più o forse di meno, se eravamo consapevoli di quello che stava accadendo, se il mondo grazie a noi sarà diventato un posto peggiore, o se invece, grazie a noi, la Terra e il futuro saranno stati migliori. Ci chiederanno come ci siamo comportati, ci chiederanno dei nostri stati d'animo, dei sentimenti che abbiamo provato. Ci domanderanno se qualcuno avrà sbagliato, se qualcuno sarà stato così egoista da porre davanti al bene comune le proprie superficialità, il proprio ego, il proprio piccolo mondo. E noi avremo la grande responsabilità di dover rispondere a queste domande, perché una nuova vita che cresce di questo ha bisogno, di qualcuno che le spieghi cosa fare quando l'imprevedibile gli si porrà davanti. E noi racconteremo com'è stato ripartire da zero, quanto sia stato duro buttare giù quei castelli di sabbia che ci eravamo costruiti intorno e quanta forza ci è voluta a ricominciare, a rimetterli su ad uno, granello per granello, forse più solidi di prima o forse più labili, sarà la storia a giudicarci. Racconteremo di come la realtà abbia superato l'immaginazione, di come abbiamo dovuto giorno per giorno reinventarci come esseri viventi, prima ancora che come uomini. Perché una grande lezione noi l'abbiamo avuta, quella sì, che non siamo stati messi in ginocchio dai soldi, dal potere, dalla fama, dalla presunzione della gente, dall'egoismo. Quello è un qualcosa che ci ha piegato, semmai ci ha colpito ai fianchi, ci ha destabilizzato, ci ha fatto provare una sorta di inadeguatezza, ci ha fatto assaggiare l'invidia, la gelosia, la paura, ma vi assicuro che non ci ha abbattuto. Quello che ci ha veramente sconfitti è stata una particella piccolissima, così piccola da essere invisibile, non luccicante come l'oro, non percepibile come il potere, non bella e sfavillante come ciò che di più costoso potremmo comprare. E quindi racconteremo di come abbiamo riscoperto il valore della voce. Sì, la voce. Quella delle persone a noi care, quella che per tanti giorni è stato l'unico strumento che abbiamo avuto per sentirci vicini. Dico riscoperto perché molto probabilmente lo avevamo scordato, forse per colpa dei social che ci avevano inculcato una sorta di sufficienza nei rapporti umani, dove per sentirci appagati bastava scrivere un messaggio alle persone che amavamo, come se questo bastasse a colmare il bisogno di ognuno di noi, del semplice contatto fisico, quello che sembrava avvicinarci. Ci stava allontanando. Ed ecco che a quel punto ci siamo resi conto di quanto era importante poter abbracciare un padre, una madre, un fratello, una sorella, di quanto toccarli, odorarli, sentirne la materia fosse vitale per ognuno di noi. Racconteremo dell'ignoto che ha avvolto il nostro domani. E non lo dico per retorica, lì non si parlava del futuro, si parlava di un vero domani. Cosa succederà domani mattina? Cosa faremo domani mattina? Andrà meglio domani mattina? Sarà tutto finito domani mattina? Noi che avevamo una risposta a tutto, ad un certo punto, in un giorno di marzo, non l'avevamo più. In quei giorni stavamo scrivendo la storia. E la storia, si sa, quando tutto finisce, lascia dietro di sé il riassunto di ciò che è veramente stato. Un brutto racconto, caratterizzato da tante brutte storie, o si spera un punto da cui ripartire, magari come uomini migliori e magari in un mondo migliore. E da quel punto che ciò che apparentemente sembrava una semplice storia, in realtà, quando ci guarderemo indietro, quando ricorderemo, quando la racconteremo, ci sembrerà leggenda.